Partita spettacolare quella di Palermo, anche perché c'è il più spettacolare di tutti, il Flacco Pastore. Gran palla per Miccoli, controllo col destro e sinistro sotto le gambe dell'ex compagno di squadra Buffon, al sesto con il quarto gol segnato da Miccoli e la Juve. Il Palermo è già avanti. Poi Cassani mette dentro un cross sul quale arriva Migliaccio. Buffon, Migliaccio sovrasta Chiellini e segna il gol del 2-0. Si mettono benissimo le cose per il Palermo, che poi subisce il ritorno della Juve. Rigore non dato con Eri per fallo di mano di Bovo, e poi gol di Mar-